altro amico di Vox Himalaya, Mario Trineri, che definirei un grande esploratore dei nostri tempi. È difficile condensare in poche parole le esperienze di viaggi che Mario ha intrapreso in ogni angolo del pianeta. Tra le sue imprese memorabili è sicuramente da ricordare la salita delle Volcanic Seven Summits, primo al mondo a raggiungere le vette insieme alla rumena Coco Popescu, e il traguardo delle Seven Summits, secondo dopo Messner. Mario è l'unico al mondo ad aver realizzato entrambi i primati. Il suo prossimo obiettivo è di completare tutte le salite delle cime più elevate delle sette isole più basse della Terra, Seven Summits Island, di cui ha già scalato le prime sei. Ma Mario non si è mai definito un alpinista e le sue avventure non sono legate solo alle alte vette dei giganti. Ha infatti realizzato spedizioni e intrapreso traversate alla scoperta delle zone più remote della Terra, dalle dune dei deserti sahariani alle terre di ghiaccio antartiche ed artiche, per scoprirne la natura estrema e le affascinanti popolazioni che le abitano. E si è divertito a sperimentare gli sci in diversi ambienti, dalle dune del deserto ai ghiaioni delle Dolomiti e lungo i pendii dei vulcani. Un viaggiatore vagabondo ed un instancabile esploratore del mondo. Ciao Mario! Ciao! Cosa ti ha spinto e ti spinge tuttora ad affrontare questi viaggi esplorativi? Beh, innanzitutto io non mi definisco un esploratore, ma un viaggiatore che ha sempre fatto le cose che gli andava di fare nella vita. Non mi sono mai chiuso in una specialità, difatti non sono né un alpinista, né un vero alpinista, né un fotografo di professione, né uno scrittore, né un climber, ma sono un po' di tutto questo, hai capito? Per cui spoglie di esploratori sono quelli che comunque sono andati in luoghi completamente sconosciuti, tipo cent'anni fa in quell'Africa che era un buco nero, e mentre oggi noi conosciamo dove andiamo praticamente tutto. Tanto per farvi un esempio, io sono arrivato in Venta Sille in Antartide, che è dall'altro capo dell'universo, e la mia compagna l'ha saputo tramite internet, perché seguiva con il satellitare che aveva questo Alex Abramov, questo mio amico russo, per cui quando l'ho chiamata poi a campo 1, ero al supermercato, mi ha detto guarda che lo so già, ho visto su internet. E senti, credi che il viaggio esplorativo sia necessariamente legato alle zone più remote della Terra oppure può essere ricondotto a una modalità di affrontare il viaggio stesso? Guarda, ti ripeto, i viaggi esplorativi anche in terre remote ormai ce ne sono rimaste ben poche. E la cosa da dire è che io penso sempre che comunque il viaggio è un percorso dentro se stessi, hai capito? Di sentire la natura, la storia, scoprire specialmente i propri limiti. Se io penso quando ho iniziato a fare queste cose qua, non immaginavo che sarei riuscito ad arrivare in vetta all'Everest, avrei fatto delle cose sia nel deserto, e tanto per farvi un esempio, io anche quando ho fatto la traversata del Salvio Uyuni in Bolivia, da nord a sud, l'ultimo giorno mi rimanevano 55 km da fare e la mattina mi sono svegliato che non stavo in piedi da una dissenteria fulminante, questo per dire anche proprio i problemi pratici. Sono riuscito con pian piano a rialzarmi, a riuscire a partire e poi ho coperto questi ultimi 55 km. E questo io non quella mattina là non pensavo neanche di riuscire a fare 20 metri, capito, no? E invece sono riuscito poi a coprire tutta questa parte con un sole caldissimo, era una giornata veramente di cielo terso e anche rispetto alle altre volte che si è abitato del solito, per cui niente, ti ripeto, è un percorso anche dentro se stessi. E come ti dicevo, io non mi sono mai fermato su una specialità, per cui ho fatto traversate, salite, sono stato a sciare in tantissimi ambienti. Una delle ultime cose che ho fatto è stata giù nel deserto della Namibia, che l'ho attraversato con gli sci. E questo però per farti capire che anche quello, noi avevamo delle carte in cui praticamente era segnata anche la duna. La cosa importante è mettersi di tutto questo, è proprio di mettersi in funzione proprio di quello che è la natura, questa grande natura, è quella che devi sentire dentro, perché altrimenti saremmo sempre dei turisti normali, insomma. È una scoperta di dentro se stessi praticamente il viaggio, fatto in una certa maniera.
Allora, immagino che non sia facilissimo perché appunto hai girato e fatto svariate esperienze, ma riusciresti a regalarcene un paio che ti sono rimaste particolarmente incise nel cuore e nella memoria? Guarda, sicuramente la salita all'Everest, che è stata la mia ossessione, che mi sono portato dentro per tanti anni, perché dopo il primo tentativo che avevo fatto nel 2003, che ero arrivato sotto il Colle Sud, praticamente questa montagna me la sono portata dentro, io ho fatto le Seven Summit, ho fatto le altre sei prima per poi riuscire a tornare sull'Everest e avere questa scusa di tornare. La mia ossessione non l'ho raccontata mai a nessuno praticamente, a parte poi nel libro e nei libri che ho scritto. E logicamente l'Everest, in questo caso qua, non è perché la vita più alta del mondo, è perché innanzitutto ci vogliono anni di preparazione. Stai via 2 mesi, sei da solo, e poi avevo questa cosa qua del primo tentativo, che comunque è stata anche una cosa molto dolorosa per la perdita di un amico e queste cose qua. Niente, per cui mi sono tolto via questa ossessione con la salita del 2007 e anche la conclusione del Seven Summit, e ho potuto poi proseguire per tutte le altre cose. Ho fatto 6 spedizioni in Antartide, ho fatto la traversata anche della South Georgia, lungo la rotta di Shackleton. Ma ti dirò che un po' tutte quante le spedizioni sono qualcosa che ti rimangono dentro, che ti lasciano qualcosa, anche perché non è che parti per qualcosa perché lo devi fare o qualcuno mi ha obbligato. E allora sono tutte cose che fanno parte di te. Infatti, in questo periodo qua del coronavirus, che siamo rimasti a casa, ho potuto poi ripensare e rivivere tantissime cose che nel tempo avevo tralasciato, anche perché ci sono stati gli anni che ero via 7-8 mesi, da una spedizione all'altra passavo. E comunque direi che un po' tutte quante hanno forgiato quella che è la persona che sono adesso. Mario, ti ringrazio molto per la disponibilità a questa chiacchierata, a questa intervista e nulla, ti auguro di poter tornare presto a viaggiare come tutti Ok, quanti. grazie. Grazie, ciao. Saluto a voi, ciao.